Qui Erboglin te fa vedere l'isola della morte, che è una specie di cimitero in mezzo al mare con una barca dove una figura velata di bianco trasporta una bara. In realtà la morte vera e propria non c'è. Io vedo un'isola, il mare, a barca, a bara, che sono tutte cose della vita, che se siamo morti non vedemo né isola né bara, né potemo sentire il rumore dell'onda né il remasso una barca. Se popo popo è, stiamo a vedere la morte di un altro, non la nostra. Sentimo però come un senso di quiete e di immobilità e di silenzio assoluto, che è come noi ci immaginiamo la morte, che non sentimo, famo, vediamo più niente. Perché se ci pensi bene, ci sta come una difficoltà di rappresentare la morte, o quasi anche di pensarla, perché la morte è il non essere, e noi siamo. Ci serve l'immaginazione per descriverla, e per descrivere tutte le cose astratte, ma non per questo meno vere. Infatti nessuno si sogna di dire che la morte non esiste, che sarebbe pazzo. Esiste, ma la potremmo definire solo in negativo e solo dar de fuori. Quando abbiamo varcato la soglia, passiamo a un livello 2 del videogioco e boh, vedremo. Però, finché siamo di qua, ricordatevi, tutti gli animali morono, ma solo noi altri parliamo della morte e ci famo pure li quadri.